cioè, secondo me Conte, visto che non c'ha dei laterali così importanti, secondo me dovrebbe anche pensare a un cambiamento tattico. Buon pomeriggio ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Dario detto il Darion e in questo video andiamo a fare finalmente il pagellone del Napoli della sessione estiva 2024. Vi andrò a dire la mia su come si è mosso il Napoli e a fine del video vi darò anche il voto finale. Prima di cominciare però vi invito nei commenti a farmi un vostro pagellone, quindi scrivetemi nei commenti il vostro voto finale e se vi va argomentate anche, scrivetemi le cose belle, le cose positive che secondo me ha fatto il Napoli e le cose che non vi sono piaciute. Detto questo, cominciamo subito. Allora, io ho preparato questa grafica, questo schema con praticamente tutti i calciatori che abbiamo in questo momento in rosa messi nei ruoli rispettivi. I nomi in giallo sono i nuovi arrivati, mentre i verdi sono quelli che c'erano già prima. Allora, io direi di partire dal capitolo acquisti. Allora, ragazzi, il Napoli, per quanto riguarda gli acquisti, a mio avviso ha fatto un grande lavoro perché ha preso 7 nuovi giocatori, ha comprato Buongiorno, che secondo me è nella top 3 dei difensori più forti che attualmente ci sono in Serie A. Hai preso poi Rafa Marin, un colpo che diciamo per il momento è di prospettiva perché lo stesso Conte ci ha detto che non è ancora pronto per giocare, più che altro perché deve imparare a impostare, quindi diciamo che è un colpo un po' più di prospettiva. Hai preso poi a centrocampo Spinazzola. Spinazzola lo conosciamo, è un calciatore comunque di cui diciamo non si discutono le qualità tecniche, è un calciatore che ha un piede importante. Però io lo considero una scommessa per colpa della sua integrità fisica. Spinazzola purtroppo ha un passato ricco di infortuni. Diciamo che queste prime partite io non l'ho visto proprio al 100%. Quindi Spinazzola, se regge tutto l'anno e se il fisico appunto tiene botta, può essere un colpo sicuramente importante, anche perché l'hai preso a parametro zero. Altrimenti si rivela una scommessa persa e io penso che in questo momento si tratti di una scommessa persa perché, lo ripeto, finora non ha dato granché. Hai preso poi a centrocampo i due scozzesi, Scott McTominay e Billy Gilmour. Allora, Gilmour per me è un colpo che è stato fatto più che altro come eredità, nel senso, Gilmour. Lo abbiamo visto anche nello Scopriamo. Ah, cosa importante che mi sono scordato di dire, ragazzi. Sotto al video, comunque, nelle note, trovate la playlist dello Scopriamo. Una playlist che ho creato dove vado ad analizzare, a studiare tutti i colpi in entrata fatti dal Napoli quest'estate. Quindi, se vi siete persi qualche video, se volete magari approfondire e conoscere meglio un calciatore, che è stato comprato quest'estate, vi lascio la playlist intera, qui sotto. Dicevo, Gilmour è un colpo per il presente, niente male, ma secondo me è stato fatto più che altro in ottica futura per avere giusto l'erede di Lobotka, perché secondo me Gilmour è stato preso per avere già il sostituto di Lobotka. È comunque un giocatore, secondo me, di tutto rispetto e già di un livello interessante, c'ha 23 anni, quindi comunque ce l'ha ancora dei margini di miglioramento. Però secondo me la stella di questo mercato non è Buongiorno, ma McTominay. Perché secondo me McTominay è un calciatore che ha delle caratteristiche che noi a centrocampo non abbiamo. È secondo me perfetto per giocare nella mediana 2 vicino all'Obotka. È un calciatore che ti assicura fase difensiva, fase offensiva, ti assicura movimenti senza palla, ti assicura il tiro da fuori, ti assicura dei gol. Quindi racchiude tutto ciò che mancava al centrocampo del Napoli e sarà secondo me una bella gatta da pelare. Per Anguissa. Davanti hai comprato David Neres, un calciatore comunque che ha delle belle giocate, c'ha lo spunto, c'ha la fantasia, c'ha l'ultimo passaggio, come abbiamo visto anche in queste ultime partite. Sarà sicuramente un ottimo avversario, tra virgolette, per Politano, comunque un giocatore che aumenterà la concorrenza. Ecco, secondo me siamo tornati alla coppia Lozano-Politano, non nel senso di caratteristiche, ma nel senso che c'è un giocatore
che fa competizione all'altro. Questo secondo me è stato fatto con Neres. È un calciatore, ragazzi, che comunque secondo me è di un livello superiore rispetto a Politano. C'ha caratteristiche che sono diverse da quello di Politano, e io ho definito questa coppia complementare, una coppia che si completa, perché hanno caratteristiche che vanno a completare l'altro. In certe situazioni ti serve Neres, in altre ti servirà Politano. Saranno tutti e due secondo me molto utili a Conte. E poi hai preso il puntero Lukaku. Lo conosciamo benissimo, Lukaku, pupillo di Conte. Proprio con Conte ha avuto il momento, diciamo, prime, il momento migliore della sua carriera, ovvero i 2 anni all'Inter. È una certezza, diciamo, per il presente. È un usato garantito, ecco, mettiamola così. Quindi, dal punto di vista degli acquisti, io mi ritengo molto soddisfatto e parto da un presupposto importante per dare il voto. Cambiarli tutti e 11 era oggettivamente impossibile. Cambiarne 11 in una sola sessione di mercato non era assolutamente una cosa fattibile. Ne hai cambiati comunque, se vediamo, la metà, perché Buongiorno, Spinazzola, McTominay, Neres e Lukaku sono 5 su 11, quindi metà squadra l'hai teoricamente cambiata. La mancanza grave secondo me è l'esterno destro, ed è una cosa secondo me questa grave, perché nell'analisi tattica che facemmo al tempo quando arrivò Conte scoprimmo che nel gioco di Conte la lateralità, i laterali sono molto importanti sia in fase offensiva che difensiva, e è stato dato a Conte un pacchetto di esterni che a mio avviso non è di livello, specialmente a destra. Zerbin, Mazzocchi è assolutamente, penso, il punto debole di questa squadra. Si spera che a gennaio venga fatto un rinforzo su quella fascia, ecco. A sinistra diciamo che hai tra virgolette apparato con Spinazzola, però ripeto, bisogna vedere se il fisico reggerà. Alla luce di tutto quello che ho detto finora, il voto che do al capitolo acquisti è 8,5. È 8,5 perché comunque ne hai cambiati 5, non hai preso l'esterno destro, però tutto sommato hai fatto un grande mercato in entrata. Il pagellone del calciomercato però non si ferma agli acquisti, perché esistono anche le cessioni, e quindi andiamo al capitolo cessioni. Allora, io sul capitolo cessioni in generale non ho niente da dire, nel senso che secondo me Napoli si è mosso bene, a eccezione di un calciatore. Hai comunque ceduto in questa finestra di mercato Nathan, Kajust, Lindstrom e Østigard, e poi anche Gaetano. Gaetano è un prestito con obbligo da 6 milioni, quindi Napoli incassa la cifra che, diciamo, che vale. Hai incassato 7 milioni di euro da Østigard, e secondo me è un incasso giusto. Poi ragazzi, i tre dell'anno scorso, Nathan, Kajust e Lindstrom, già solo averli dati via in prestito per me è una grande cessione, perché comunque dopo appena un anno, perché sono stati presi l'estate scorsa, quindi dopo un anno e dopo una stagione così negativa, trovare qualcuno che se li comprasse secondo me era già difficile. Sì, li hai dati in prestito e ci hai incassato le briciole, perché incasserai giusto il costo del prestito, però i vari diritti e obblighi di riscatto li prenderai l'anno prossimo. Però ripeto, già averli dato in prestito dopo un anno così disastroso per me è tanta roba. Gonghe non sei riuscito a piazzarlo, per me era difficile darlo via, perché comunque Gonghe è arrivato a gennaio. La cessione di Osimhen inevitabilmente fa abbassare il voto a 7,5, perché il Napoli si è mosso male su Osimhen, si è mosso malissimo. Avevi il 30 agosto una cifra da 65 milioni da parte dell'Arabia, tu l'hai rifiutata e hai preferito dare in prestito Osimhen al Galatasaray gratuitamente e pagando anche una parte dell'ingaggio, perché ieri il Galatasaray ci ha detto che loro pagheranno solo 6 milioni. Non c'è la clausola a gennaio, ma c'è una clausola valevole da giugno 2025 che varrà 75 milioni, quindi tu hai rifiutato 65 milioni per sperare di incassarne 10 in più tra un anno. Per me, l'ho detto anche nel video di ieri, che ovviamente, cioè, sapevo che avrebbe suscitato dei pareri, diciamo, discordanti e anche dei dislike, lo sapevo benissimo, però l'importante è che se ne parli in maniera civile e rispettosa, perché a me quello interessa. Io non voglio che voi la pensiate come me, io non sono qui per pretendere che voi abbiate che voi la pensiate come me. Io sono qui per esprimere il mio parere, sono un tifoso come voi,
dico la mia, che poi voi la condividiate o no, è un diritto di tutti voi, l'importante è però che non si cada negli insulti, nell'essere irrispettosi nei miei confronti. Purtroppo è successo, ho dovuto bannare un paio di persone, però vabbè, stare su internet significa anche questo, quindi non è un problema. Poi un'altra cosa che volevo dire, ragazzi, ne approfitto diciamo di questa cosa per aprire una piccola parentesi. Allora, ieri, ragazzi, è arrivato un commento dove praticamente mi veniva detto che io scimmiotto altri youtuber e che io attacco solo il presidente. Allora, non voglio diciamo sfruttare questo commento per prendere in giro la persona che l'ha inviato, però lo voglio soltanto chiarire una cosa. Io ho un parere come tutti, ho una mia visione delle cose, e se è simile al parere di altri youtuber, io non ci posso fare niente. Cioè, nel senso, io non è che sto qua, mi guardo, sto tutto il giorno a guardarmi il video degli altri youtuber e faccio il copia e incolla. Io manco ce l'ho il tempo di stare qui e vedermi tutti i video di tutti gli youtuber napoletani e quindi fare un copia e incolla di quello che dicono. Capita che delle volte dico qualcosa che può essere simile a qualcun altro, non è colpa mia. Cioè, nel senso, io ho il mio parere, poi se è simile a quello di altre persone, pazienza. Cioè, nel senso, è che è una coincidenza, ma non è che io sto qua e mi guardo il video di Tizio, di Caio, di Sempronio, faccio un mix dei tre e dico che è un mio parere. Sinceramente è anche una cosa brutta da sentirsi dire, però va bene. E per quanto riguarda attaccare il presidente, io rispondo soltanto che io sto su YouTube praticamente da novembre 2021, fra poco saranno 3 anni, sul canale ci sono più di 900 video, guardatevi qualche video così sparso e capirete che io non sono qua per attaccare il presidente, ma ci sono delle volte dove elogio l'operato del Napoli, come ho fatto per esempio a inizio mercato di quest'anno. Se vi vedete i video di giugno e della primissima parte di luglio, è un continuo elogiare la società perché il Napoli si stava muovendo bene. Ci sono delle volte dove invece attacco il Napoli e critico perché secondo me si è mosso in maniera sbagliata, però è tutto circoscritto a un parere personale, questo lo voglio dire, perché io non sono il detentore della verità, io non sono nessuno, io dico il mio parere. Poi se è un parere che verrà che viene smentito, ho sempre fatto ammenda e ho sempre riconosciuto che ho detto una stronzata. Ci sono state delle volte invece dove ho avuto ragione. Quindi io non faccio video, io non sono una 16, non sono un tutto a poster, questa cosa l'ho sempre detta. Io rifiuto queste fazioni, queste guerre che si fanno tra queste fazioni. Io sono un tifoso del Napoli, giudico quello che vedo. Se è una cosa che a mio avviso è sbagliata, la dico. Se è una cosa che invece è giusta, lo dico. Tutto qua. Chiusa questa parentesi, quindi la cessione di Osimhen per me è stata gestita male. E alla fine, come ho detto anche nel video di ieri, questa trattativa col Galatasaray è un'ancora di salvezza per intanto tappare il buco quest'anno e quindi non pagare totalmente l'ingaggio a vuoto, e in questo modo liberi anche un peso importante dallo spogliatoio. Perché ragazzi, comunque avere uno spogliatoio senza dentro Osimhen, secondo me è importante, e al posto di Osimhen arriva Lukaku, che invece è una personalità positiva. Io ho visto il video di presentazione del Napoli su Lukaku, video bellissimo che mi ha messo i brividi sinceramente, e è un omone buono, cioè proprio sembra un giocherellone, secondo me è proprio una persona che ti porta la positività dentro lo spogliatoio. Poi lui e Conte stanno proprio a braccetto, cioè hai sostituito nello spogliatoio Osimhen con Lukaku, hai fatto secondo me un grande miglioramento. Poi tra l'altro Lukaku parla italiano, quindi secondo me già si è ambientato. Lukaku dà l'impressione di essere un omone, diciamo una persona buona, un giocherellone, ok? La gestione della cessione di Osimhen fa abbassare di un punto il voto, quindi scendiamo a 7,5. Tolgo un ulteriore mezzo punto per le tempistiche. Perché? Perché il Napoli, secondo me, a livello di tempistiche non si è mosso bene. O meglio, fino a un certo punto stava andando da Dio, perché pronti via, prendi Buongiorno, prendi Rafa Marina e prendi Spinazzola. Hai, diciamo, rinforzato un reparto che lo scorso anno faceva acqua da tutte le parti, cioè la difesa. Quindi tu, pronti via, hai sistemato la difesa. Poi però, la parte centrale del mercato, siamo stati bloccati per più di un mese, andando dietro a Lukaku, che poi Lukaku lo hai preso alle stesse cifre che il Chelsea ti chiedeva per esempio a luglio,
e si diceva si aspetta la cessione di Osimhen per prendere Lukaku. Poi alla fine Lukaku l'è preso a prescindere da Osimhen, quindi la domanda mia è stata: ma se non era Osimhen la discriminante di questa trattativa, allora perché Lukaku non l'hai preso a luglio? Intanto ti facevi il ritiro di Castel di Sangro, entrava in forma e ce l'avevi pronto per la partita contro il Verona. Poi c'è stata una fase finale coi botti, perché hai preso Gilmour, hai preso McTominay, hai preso Lukaku e Neres. La parte centrale secondo me è stato il problema di questo mercato dal punto di vista delle tempistiche. Quindi ragazzi, tenendo conto degli acquisti, tenendo conto delle cessioni, tenendo conto delle tempistiche, il mio voto finale al mercato del Napoli è 7. Ok, voglio giusto soffermarmi su un aspetto, diciamo, di costruzione della rosa, perché anche lì secondo me c'è qualcosa da dire. Cioè, allora, innanzitutto la difesa. In difesa, ragazzi, siamo zeppi di giocatori adattati, perché Buongiorno, lui, diciamo, il suo ruolo principe è il centrale della difesa a 3, perché lui ha le letture difensive, spezza la linea, sa i tempi e sa come marcare alto i giocatori avversari. Noi in questo momento abbiamo Rachmani centrale della difesa a 3, che per me non ha queste caratteristiche, e l'abbiamo visto anche nella partita contro il Parma. E in più hai messo Buongiorno braccetto sinistro, che lo può fare, però il Buongiorno braccetto sinistro non è paragonabile secondo me al Buongiorno centrale di difesa 3, ok? Quindi c'hai due giocatori adattati. Il terzo è Di Lorenzo, messo braccetto destro, lo abbiamo detto più volte, perché Di Lorenzo braccetto? Perché in questo modo c'hai anche qualità in uscita palla. Diciamo che comunque Di Lorenzo da braccetto destro si sta comportando molto bene e ha fatto anche un gol bellissimo contro il Bologna, quindi diciamo che Di Lorenzo braccetto sta funzionando. Hai due giocatori su tre che sono mezzi adattati, specialmente Rachmani. C'è poi Olivera che quest'anno dovrà sdoppiarsi, dovrà imparare la tecnica della moltiplicazione, perché dovrà fare sia il vice di Spinazzola che il braccetto sinistro, anche se finora braccetto sinistro non l'abbiamo visto. Olivera braccetto sinistro sistemerebbe tante cose, perché Buongiorno andrebbe al centro, Rachmani andrebbe braccetto destro, che era il ruolo che faceva il Verona, e Di Lorenzo farebbe l'esterno a tutta fascia a destra. Cioè secondo me l'opzione Olivera braccetto in questo, arrivati a questo punto al mercato chiuso, sarebbe secondo me la scelta più logica per sistemare tutto il resto. Poi bisogna vedere se Olivera come braccetto rende, però finora non l'abbiamo visto lì. E poi ripeto, il punto debole di questa squadra sono i laterali, specialmente a destra, e questo è grave perché, ripeto, il gioco dell'allenatore si basa tutto sulla ricerca della lateralità. I giocatori laterali nel gioco di Conte sono fondamentali. A sinistra abbiamo Olivera, che per me come terzino di spinta non mi dice granché. Spinazzola, abbiamo detto prima, tutto sta nella condizione fisica. A destra c'hai Mazzocchi e Zerbin, quindi sulle fasce abbiamo un problema importante. Al centro, comunque, prendendo Gilmour e McTominay, hai completato un centrocampo che adesso ha caratteristiche diverse e complementari. Davanti Neres e Lukaku comunque vanno a alzare il livello per quanto riguarda l'attacco. Il punto debole, ragazzi, sono gli esterni, non c'è poco da dire. E adesso approfitto di questo per aprire una piccola parentesi, perché è una cosa che ho pensato in questi giorni. Ve la voglio dire, magari dirò una cazzata, però la voglio dire. Allora, Palladino al Monza. Mo' voi direte, che c'azzecca Palladino al Monza? Allora, Palladino, quando diventa allenatore del Monza, cioè 2 anni fa, adotta il 3-4-2-1 e aveva come laterali Carlos Augusto e Churria, due giocatori che si sono dimostrati poi degli ottimi laterali e che hanno portato tanti gol e tanti assist, specialmente Carlos Augusto ha fatto un sacco di gol. Dopo quella stagione Carlos Augusto viene ceduto all'Inter e Churria non ripete la stagione fatta lo scorso anno. I laterali diventano da una parte Kyriakopoulos e dall'altra si alternano Birindelli, Churria. Comunque Palladino perde delle armi molto importanti sulle corsie laterali. Cosa fa Palladino? Cambia. C'è un cambiamento tattico, non va più a sviluppare sulle corsie laterali, ma sfrutta le zone centrali del campo. Quindi sfrutta Colpani, sfrutta Dani Mota, sfrutta Djuric che poi arriva a gennaio, sfrutta Pessina, sfrutta Bondo, sfrutta la corsia centrale, ok? Le laterali non più, perché ha perso Carlos Augusto e Churria. Sfrutto questo paragone per dire cosa? Per dire che secondo me potrebbe esserci un cambio
diciamo, un cambiamento per quanto riguarda la tattica, cioè non si sfruttano le corsie laterali perché non abbiamo dei laterali importanti, ma cerchiamo di sfruttare le corsie centrali tramite un McTominay, tramite Kvara che magari si accentra. Cioè, secondo me Conte, visto che non c'ha dei laterali così importanti, secondo me dovrebbe anche pensare a un cambiamento tattico. Ecco, non andare più per vie laterali, ma per vie centrali, come fece Palladino l'anno scorso. È un'idea che mi sono fatto io, una sensazione che ci avevo. Non so se succederà, perché comunque Conte non mi sembra uno che si adatta ai giocatori, ma è uno che fa adattare i calciatori al suo gioco. Ripeto, è tutta una mia sensazione. Vediamo se succederà, però ho voluto fare questo paragone perché secondo me ci sono delle similitudini tra quel Monza e questo Napoli. Quindi ragazzi, questo è quanto per il mio pagellone. Ora, prima di chiudere il video, voglio velocemente giustificare il perché ho messo il Napoli quarto nel video di ieri. Tra parentesi, ieri ho caricato il pronostico della classifica, se ve lo siete perso, ve lo lascio nelle schede. Allora, io ho messo il Napoli quarto. Perché l'ho messo quarto? Innanzitutto perché non ha le coppe. E ragazzi, secondo me quest'anno non giocare alle coppe è un vantaggio ancora più grande rispetto agli anni passati. Perché? Perché da quest'anno il format delle coppe europee è stato cambiato, ci sono di base più partite. Quindi il calendario per più tempo sarà più denso e difficile da gestire. E se non hai una rosa lunga, fai fatica ad andare a fare bene in entrambe le competizioni per tanto tempo. È quella fase del campionato dove secondo me il Napoli deve mettere la quinta e approfittare di questi calendari densi. Quindi secondo me una cosa che inciderà è la mancata qualificazione alle coppe. Poi, come ho detto ieri, vedo tante squadre simili, vicine tra di loro. Vedo l'Inter e la Juve che stanno su un altro livello e che secondo me si giocheranno lo scudetto. Però poi vedo il Milan, il Napoli, l'Atalanta e anche la Roma, diciamo, le vedo lì. Ecco, sulla Roma vi devo dire la verità, sto cambiando idea per quanto riguarda la posizione. L'avevo messa, se non sbaglio, settima, però con gli arrivi di Hummels e Hermoso, un'altra parentesi che si potrebbe aprire, no? Cioè, Hermoso è andato alla Roma e anche Hummels. Vabbè, lasciamo stare. Con gli arrivi di Hummels e Hermoso metto la Roma sesta e la Fiorentina settima. Per me il Napoli si giocherà la qualificazione in Champions con Milan, Atalanta e la Roma. Non vedo un Napoli che lotterà per lo scudetto. Qualcuno di voi invece, ho visto che mette il Napoli per esempio primo in lotta a scudetto. Io me lo auguro perché è tutto di riguadagnato. Il fatto che ci siano 4-5 facce nuove in squadra secondo me è importante. Ci sono dei calciatori comunque secondo me di livello importante come McTominay, come Lukaku, Neres, che comunque alzano il livello. E poi ragazzi, una cosa importante che vi avviso già sarà l'argomento del video di domani, la parte economica. Quest'anno il Napoli ha fatto dei grandi sacrifici economici, non così incredibili come qualcuno vuole far credere, domani vi spiego il perché, però hai fatto dei sacrifici economici molto importanti e questo quindi si traduce in un bilancio che sarà molto, a mio avviso, pesante come rosso. E quindi tu sei in un certo senso anche obbligato ad andare in Champions per cercare di non compromettere i mercati futuri, ok? Quindi ci sono vari motivi per cui vedo il Napoli quarto. Io penso che comunque la rosa in generale sia sufficiente per arrivare in Champions. Ribadisco però che sarà una lotta fino all'ultima giornata. Ecco, io non vedo un Napoli che a 4-5 giornate dalla fine è già qualificato. Vedo un Napoli che lotterà il posto fino all'ultimo con quelle squadre che vi ho detto prima, ma alla fine per me lo prenderà in un modo o nell'altro. Ecco, quindi ragazzi, questo è quanto per oggi. Sarà uscito un video un po' lunghetto, me ne rendo conto, però c'erano delle cose importanti da dire. Detto questo, noi ci vediamo domani con, diciamo, la parte 2, perché domani sarà un video più che altro da ragionieri, come a qualcuno piace dire. Sarà un video dove analizzeremo il mercato dal punto di vista delle cifre. Mi sto facendo i calcoli e mi sto preparando delle cose. E quindi ragazzi, detto questo, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, fatemi il vostro pagellone e ditemi le cose che vi sono piaciute e le cose che non vi sono piaciute. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, che è totalmente gratis, attivate poi la campanella. E detto questo, forza Napoli sempre e noi ci vediamo domani. Ciao!